10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Buon anno nuovo. Ciao a tutti e bentornati su MTV e benvenuti nel 2016. È un piacere potervi avere con me anche per l'inizio di questo nuovo anno. Sono più che convinta che ci aspetti una grandissima avventura insieme. Spero che abbiate passato una buona notte di Capodanno e un buon inizio del 2016. Innanzitutto vi ringrazio mille volte, mi inchino a voi per il grandissimo traguardo che abbiamo raggiunto, quello dei 3.000 iscritti, che tra l'altro abbiamo raggiunto proprio la sera del 31 dicembre. È stata una cosa bellissima, il miglior regalo che mi poteste fare prima dell'inizio dell'anno nuovo e sono davvero troppo felice. E per chiudere definitivamente il capitolo 2015, ci tenevo un attimo a ricapitolare con voi i momenti più speciali del mio 2015 e mi farebbe molto piacere se anche voi nei commenti mi diceste quali sono stati i momenti più importanti nel bene o nel male di questo anno. Gennaio è stato un mese abbastanza normale, non è successo niente di particolare. È iniziato un nuovo anno, è riniziata la scuola dopo le vacanze, insomma tutto abbastanza nella norma. Febbraio è sempre stato un mese che mi piace tantissimo perché innanzitutto c'è il mio compleanno, che è il 13 febbraio, che quest'anno è stato veramente uno dei più belli di sempre. Ho compiuto 17 anni e ho potuto festeggiarli con le mie amiche, una festa molto tranquilla in casa mia. Eravamo in 6, non è stata una grande festa, ma è stata veramente bella perché mi sono sentita proprio amata e coccolata dalle mie migliori amiche e semplicemente abbiamo potuto divertirci senza pensare. È stato semplicemente bellissimo. Il giorno dopo, 14 febbraio, è San Valentino. È stato speciale perché era il secondo San Valentino che passavo col mio ragazzo. Marzo è stato un mese un po' rinfrescante perché appunto anche se era durante il periodo scolastico, con la mia classe abbiamo svolto uno stage, che è una specie di mini esperienza, diciamo, lavorativa in un altro ambiente, e per questo stage che riguardava il mio indirizzo, che è quello delle scienze umane, siamo stati in una scuola elementare a fare questa esperienza ed è stato veramente bello. Io adoro i bambini, è stata una cosa bellissima. Io e Lucia, la mia compagna, siamo anche tornate a trovarli in seguito ed erano stracarini, sono tornate ad abbracciarci, ci hanno riempito di disegni, sono stati troppo dolci. E poi, diciamo, avere una specie di esperienza lavorativa che fosse diversa dalla scuola è stato appunto molto rinfrescante. E poi è un po' cominciata, diciamo, la primavera, quindi mi ricordo che ho passato molte giornate al parco urbano, che è un parco della mia città, semplicemente seduta sull'erba. Ho fatto un picnic con il mio ragazzo, una con la mia migliore amica. È stato un bel periodo. In più ho collaborato con la classe di mia cugina, perché aveva appunto qualche esperienza nel creare video, per aiutarli con il progetto shakespeariano, e quindi abbiamo, diciamo, rielaborato in chiave comica e nella versione della nostra città, quindi versione ferrarese, la storia di Romeo e Giulietta. Mi sono divertita tantissimo a, diciamo, fare ciò che amo, cioè creare video, però in modo un po' più serio e professionale, dovendo proprio coordinare, diciamo, degli attori e con set diversi, proprio una sceneggiatura. Insomma, è stata un'esperienza davvero bella, e poi anche poterlo presentare ad un pubblico è stato molto emozionante. Nonostante tutte queste belle cose, i primi mesi dell'anno sono anche stati un po' difficili perché c'è stata la morte della mia prozia Margherita. Era, diciamo, l'unica parente che mi fosse rimasta, qui ero davvero molto legata e affezionata, quindi sì, è stato un momento difficile, però non mi sono lasciata abbattere più di tanto, o almeno ho fatto del mio meglio. Aprile è stato un mese divertente perché io e il mio ragazzo siamo andati al McDonald's una mattina in cui c'era l'iniziativa della colazione in pigiama. Bisognava andare al McDonald's della propria città in pigiama, ti davano una spilla e un tesserino e tu potevi fare per i 30 giorni successivi, insomma un tot di giorni successivi, potevi fare colazione gratis al McDonald's. E quindi per appunto quasi un mese intero io e il mio ragazzo ogni mattina prima di andare a scuola ci incontravamo a fare colazione fuori. Io adoro fare colazione fuori in generale, e poi era gratis e poi ero con il mio ragazzo.
insomma, meglio di così. Maggio. Maggio è stato un mese speciale perché sono andata in un mini viaggio a Frassassi col mio ragazzo e sua nonna, ed è sempre molto bello viaggiare da qualche parte con lui. Entrambi amiamo tantissimo viaggiare, quindi anche solo queste piccole, diciamo, gite sono sempre una bellissima occasione. Poi, non c'è neanche bisogno di dirlo, maggio è stato un mese di grande novità, perché è stato il mese in cui ho iniziato il mio canale YouTube, mi sembra il 14 maggio se non sbaglio. Quello è stato decisamente una grande novità, il fatto di cominciare ogni settimana a pubblicare un video regolarmente. Era un nuovo impegno in più da avere, ma poi avete cominciato ad arrivare voi piano piano, i miei video cominciavano a ricevere visualizzazioni, commenti, e anche se fino a quel momento avevo avuto una paura terribile di fare questa cosa, di aprire il canale, in quel momento improvvisamente ho capito che era stata la cosa giusta e ne è valsa la pena, e quindi un magico nuovo mondo si è aperto davanti ai miei occhi. In giugno non è successo niente, diciamo, di particolare, però sono iniziate le vacanze estive e diciamo che davvero davvero le aspettavo così tanto, non ne potevo più dalla scuola, è stato molto molto stressante, quindi l'inizio delle vacanze è stato un momento proprio di massima libertà, felicità. L'inizio di queste vacanze me lo sono goduto al massimo, davvero mi sono sentita molto libera. Mi sono più sentita come se questa fosse stata la mia estate. C'è stato un ottimo equilibrio fra relax, fra invece restare attiva, vedere i miei amici, vedere il mio ragazzo, stare con la mia famiglia, restare a casa e allo stesso tempo viaggiare. È stato veramente l'estate più bella della mia vita in generale. Luglio. Ho festeggiato il 4 luglio con la mia migliore amica, come ogni anno è la nostra piccola tradizione. Ho passato moltissimo tempo con la mia migliore amica. È stato molto bello, ma anche difficile, perché lei il 20 luglio è partita per passare un anno negli Stati Uniti. Abbiamo passato tutti i suoi ultimi giorni qui insieme. Però quanta nostalgia, quanto abbiamo davvero pianto tanto, e l'ultimo abbraccio è stato un abbraccio che davvero volevo non finisse più. È stato un momento speciale nel bene e nel male, insomma. Agosto. Agosto è stato un bellissimo mese. L'1 agosto è stato il secondo anniversario mio e del mio ragazzo, e siamo andati insieme a Mirabilandia con mia cugina e il suo ragazzo, che è un amico del mio ragazzo. Quindi appunto è stato il nostro secondo anniversario, che è già stato molto speciale in sé, e poi abbiamo potuto passare la giornata in modo molto divertente. Poi ho passato una settimana al mare col mio ragazzo. La mia famiglia non è mai stata una famiglia che aveva la tradizione, diciamo, un po' italiana di andare ogni estate al mare per un mese o insomma per un po' di tempo, anzi appunto al mare ci sono stata poche volte quando ero piccola, quindi già stare appunto al mare per un po' di tempo è stata un'esperienza, devo dire, molto magica, anche qui molto di libertà, poter stare appunto lì con dei miei amici per la prima volta, stare in una casa noi nostra, doverla gestire noi, è stato divertente e mi ha fatto anche sentire molto autonoma, indipendente e sì, libera. Me la sono davvero goduta al massimo. Una notte siamo anche restati svegli tutta la notte e abbiamo visto l'alba, ed è stato davvero meraviglioso. Pochi giorni dopo in più sono partita per Berlino con i miei genitori. Io e i miei genitori abbiamo appunto una tradizione di viaggiare molto in giro per il mondo ogni estate, e a Berlino c'ero stata solamente una volta, il passaggio per andare in Scandinavia molti anni fa. È una vacanza davvero davvero bella, anche questa devo dire che è stata proprio speciale. Non so se sono successe cose più speciali quest'anno o io me le sono semplicemente godute di più, proprio al massimo, però è stato veramente bellissimo. In agosto inoltre ho raggiunto i primi 100 iscritti, che per me è stato un grandissimo obiettivo perché non pensavo di poterci arrivare, sinceramente. Settembre, ultimi giorni di vacanza, li sono decisamente goduti. Sono andata all'Expo con mio ragazzo, un po' mi incuriosiva, però non sentivo più la necessità di andarci, però quando poi ci sono andata devo dire che mi sono divertita davvero tanto, e per fortuna non c'era neanche tantissima gente e c'era un tempo stupendo, quindi è stata proprio una bella giornata. Il mio ragazzo una mattina mi ha fatto una sorpresa e mi ha portato a fare colazione in un piccolo caffè che c'è sopra una torre nella nostra città, da che quindi si vede tutta la città, ed è stato magico, una sorpresa davvero bellissima. E poi nello stesso mese ci siamo anche comprati una coppia di anelli, che è stata una cosa molto molto carina e dolce. E poi niente, in settembre è ricominciata la scuola, quindi sì. Ottobre c'è stato il festival internazionale e ho potuto collaborare come volontario, è stato molto bello, anche questa è una specie di mini esperienza lavorativa e mi ha fatto sentire molto appunto indipendente, è stata una cosa divertente e allo stesso tempo formativa, quindi mi è piaciuta molto come esperienza. E come seconda cosa ho incontrato Greta Menchi a un evento, che è una youtuber italiana, sicuramente la conoscete, mi piace proprio molto come persona,
quindi è stato molto bello poterla incontrare anche se solo per un attimo, insomma. A novembre i momenti più speciali sono stati il 1° novembre, quando sono andata con il mio gruppo di amici a Bologna per la giornata, è stato molto divertente. Quando sono andata alle terme con Lele, alle terme non ci andavo da un sacco di tempo ed è bellissimo, ci si sente coccolati con la sauna, l'idromassaggio, ci si sente veramente una giornata di relax, anche perché in quel periodo ero molto sotto stress a causa della scuola, quindi era proprio quello che mi serviva al momento giusto. E infine novembre è anche stato un mese di grandi cambiamenti. Per prima cosa mi sono fatta un tatuaggio, che era una cosa che da anni che volevo fare ma non trovavo mai il coraggio, quindi sono molto fiera di me stessa per esserci riuscita e davvero non potrei essere più contenta. E mi sono anche tagliata i capelli, che sembra una cosa da poco, però visto che era da tantissimi anni che li facevo crescere è stata una cosa che ha richiesto grande coraggio per me ma sono molto contenta di averlo fatto. E in novembre tra l'altro ho raggiunto i miei primi 1000 iscritti e adesso è passato poco più di un mese e sono già a più di 3000, e questo ha superato tantissimo le mie aspettative. Io sono ancora senza parole, quindi grazie e ancora grazie. E infine ai primi di dicembre sono andata a Roma con la scuola, è stata la prima volta che la nostra scuola ci ha portato a fare una gita di più giorni, ho potuto condividere la stanza con delle mie grandissime amiche, quindi è stata davvero una bella esperienza. E sì, questo è stato il mio 2015, è stato un anno di grandi cambiamenti, è stato un anno di coraggio, è stato un anno di generale felicità, di proprio pensiero positivo, godiamoci la vita, di grande sensazione di indipendenza, di libertà. Ho cominciato, diciamo, a sentirmi più come una persona e non semplicemente parte di una famiglia, parte di una classe. Ho cominciato a sentirmi proprio come la persona che sono io, indipendentemente dai gruppi a cui appartengo. E anche se mi rendo conto che non sono perfetta, in quest'anno sono fiera comunque di me stessa, perché sono riuscita a lavorare su molti miei punti deboli che so di avere, ma anche solo il fatto di riconoscerli e di lavorare per migliorarli secondo me è un grandissimo punto di partenza per riuscire effettivamente a diventare la persona che vogliamo essere e una persona di cui possiamo definirci fieri, che è una cosa veramente importantissima secondo me. È stato un anno veramente bello e sono stata molto felice di poterlo condividere con le persone che ho amato. Chiudo questo capitolo davvero senza rimorsi. Credo di aver fatto il meglio che potevo fare, di essermi goduta al massimo quest'anno della mia vita. E sì, forse credo onestamente di poter dire che è stato l'anno più bello della mia vita, nelle piccole e grandi cose, anche appunto semplicemente nella vita di tutti i giorni, e vedere la magia che c'è nelle piccole cose. Insomma, davvero è stato un anno bellissimo e spero che il 2016 potrà essere altrettanto bello. E vi auguro davvero un meraviglioso 2016 con tutto il mio cuore. Grazie per aver fatto parte di questo 2015. Voi avete contribuito tantissimo a renderlo speciale e per questo vi ringrazio davvero. Prima di concludere questo video ci tenevo a salutare un paio di ragazze che me l'hanno chiesto. Innanzitutto, prima di salutare le ragazze, ancora più importante, volevo fare gli auguri a Silvia, che mi ha detto che il suo compleanno è il 3 gennaio e mi ha chiesto di farle gli auguri. Io gliele faccio tanto volentieri. Tanti auguri Silvia, spero che il tuo anno sarà assolutamente fantastico. Ti mando tanti bacioni. E poi ci tenevo a salutare altre 3 ragazze. Per prima Alessia, quindi ciao Alessia, ti mando un bacione grande. Per seconda Ludovica, quindi ciao Ludovica, ti mando un grande abbraccio. E infine Monica, ti ringrazio per il commento carino, ti mando un bacione grande. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Se vi interessa sapere un po' più della mia vita quotidiana, inoltre potete iscrivervi al mio secondo canale, trovate il link qui sotto nell'info box. E non dimenticatevi di farmi sapere nei commenti com'è stato il vostro 2015 o quali buoni propositi o aspettative avete per l'anno prossimo. Vi mando un bacione grandissimo, spero che avete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Shbam!